Sì, sono tornato. Anzi, siamo tornati, visto che non sono solo io su questo canale. Perché un video del genere non ne ho mai fatti. Forse Paco ne ha fatto uno, ma non siamo soliti farne. Perché siamo stati fuori dalla vita youtubiana per tipo un mese, senza nessuna notizia né niente. E niente, volevamo anche farvi sapere che cazzo fosse successo, cosa ci ha tenuti impegnati, perché non siamo voluti entrare su YouTube. Per esempio. Allora, il primo motivo è sto lasciando perdere la roba che sto montando, comunque roba che ho su questo portatile, perché a breve mi monto un computer decente e vedo di migliorare le cose e soprattutto i contenuti che porterò sul canale. E magari la smetto di sclerare alle 2 di notte perché Camtasia decide di crashare al 99% del rendering. Ecco, sentite. Che bella questa ventola. Non la sentirete più, probabilmente. Quindi questo sarà l'ultimo video in cui ci sarà un audio, o meglio un microfono decisamente pessimo. Probabilmente sarà, sì, uno schifo, però un po' meglio, dai. Si va avanti e si migliora. Secondo, abbiamo avuto impegni. Io ho l'università, io comunque ho altri impegni per i cazzi miei. Paco ha la scuola che sotto certi versi, soprattutto a ottobre, è molto più pesante dell'università e ha comunque i cazzi suoi da sbrigare. E terzo, è già novembre è il mese di sole e luna. A parte che sono stati leakati i SIA dei giochi. E quindi giù di spoiler tutti quanti, ad aprire YouTube significava sapere tutto il gioco con un video solo. Ci siamo voluti tenere lontani da gente, chi cazzo ne so io, continuasse a spammare robe, perché tanto già Game Freak aveva dato più del dovuto, nel senso ogni settimana dava informazioni. Ma basta! Ma basta! E nulla, quindi adesso noi abbiamo preso il gioco, ci stiamo giocando e abbiamo comunque ripreso a guardare YouTube perché un po' la situazione si è calmata. E i video ricominceranno più o meno settimana prossima perché io sto registrando questo video giovedì, il video uscirà venerdì. A questo fine settimana avrò da fare, ma da settimana prossima ricominciamo a fare video un po' più regolarmente, per davvero. Tra le altre novità abbiamo una novità un po' strana, nel senso che nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché molti ci avete chiesto cosa ne pensate di Pokémon Xenoverse e più volte vi abbiamo risposto: è un progetto interessante, noi ne vorremmo parlare qualche volta, ma non lo faremo perché appunto sia io che Paco siamo stati, come dire, risucchiati da Ivan e proprio buttati dentro al gruppo di sviluppo e quindi non possiamo parlarne né nel bene né nel male. Perché appunto ci siamo dentro. Rimaniamo comunque dell'idea che si tratta di un progetto promettente, perché altrimenti non ci saremmo nemmeno entrati. Noi cosa faremo? Dobbiamo scrivere i testi. Roba che non interessava a nessuno, ma smettiamola, ecco, di chiedere cosa ne pensate di Xenoverse, perché non possiamo parlarvene. Non mi sono neanche dimenticato di Gidia Pokémon. Infatti abbiamo registrato l'ultimo episodio, il numero 4, sì, il numero 4, che sarà diverso. In realtà tutto deriva dal solito errore con Camtasia, che cazzo la devo buttare quella roba. Quando prendo l'altra roba non userò quella cosa lì, perché ogni volta che provo a registrare c'è sempre un problema con l'audio, la face, c'è sempre qualcosa. E anche stavolta non ha preso qualcosa. È toccato all'audio di Paco, quindi ci sono io e c'è il gioco. Quindi molto probabilmente sarà tipo l'episodio 2.5, però più sul tipo recensione, perché così diamo un bel parere definitivo per quanto riguarda l'hack nella sua completezza. E per quanto riguarda la prossima hack, vi odio da morire. Sì, ha vinto Avventura Fento, la faremo, non mi tirerò certo indietro. Prenderò Paco per il collo se si dovesse rifiutare, quindi state tranquilli. Cominceremo a riprenderlo probabilmente anche quello settimana prossima, e sempre settimana prossima ricominciamo con Cristallo, che come avete potuto vedere è diventato più una serie del tipo rispondiamo alle domande mentre giochiamo,
Quindi se avete le solite domande potete andare sull'ultimo video e scrivere hashtag fuck you Avon e poi scrivere la domanda. Se non ci sarà fuck you Avon, ma ci sarà anche un fuck you quel cazzo che ne sarà, oppure una domanda senza fuck you Avon, non le guardiamo perché è difficile gestire più dispositivi mentre si gioca, quindi diamoci un contegno. Potete chiederci qualsiasi cosa, però non risponderemo a delle domande complicate del tipo cosa ne pensate di Pokémon Sole e Luna, perché ci abbiamo un sacco di roba da dire e in 3 secondi di risposta decisamente non ci stiamo. Per quanto riguarda altre serie, Paco preparerà Noyorak per dicembre, non so quando uscirà, non lo sa neanche lui, e intanto io sto preparando un'altra rubrica, una rubrica diversa anche questa dalle altre, non vi dico niente, ma penso che vi interesserà molto, anzi credo che risponderà molte delle vostre domande. Io non ho nient'altro da dirvi se non ci rivediamo a dicembre.